C'è molta confusione riguardo al concetto di karma, perché in realtà parliamo costantemente di karma o energie karmiche, ma non sappiamo esattamente che cosa questa parola significa. Tra l'altro anche la parola karma ha subito energeticamente un grande cambiamento a partire dal 2000, perché se viene calcolato a livello numerologico il nostro anno di nascita, il nostro anno personale, considerando il 1999 e considerando l'anno 2000, c'è una differenza di 26, che è il segno del karma. Quindi cosa vuol dire? Che sostanzialmente con il passaggio nel 2000, nel ventunesimo secolo, c'è stata una grande trasformazione del concetto di karma che vivremo negli anni a venire. Il karma non è più qualcosa che portiamo dietro di negativo, qualcosa che dobbiamo subire sul quale non abbiamo nessuna possibilità di azione. Il karma in realtà è il maestro, il signore del karma è l'energia che ci muove a rompere i limiti dei nostri schemi di pensiero e che ci permette di crescere costantemente guardando e essendo presenti alle situazioni che ci vengono create dalla vita, da questa energia. Quindi il karma, che è il grande insegnante, non è più qualcosa su cui non abbiamo azione, ma diventa dharma, diventa ogni momento, ogni istante della nostra vita, c'è qualcosa che si manifesta, il karma ci indica il limite di pensiero, di condizionamento in cui siamo in quel momento e ci dà anche la via per poterlo comprendere. E per esempio i numeri diventano il modo per capire che cos'è che dobbiamo comprendere e trasformarlo.